Ormai era aprile, il sole splendeva, le giornate erano più lunghe e io ero così. Bello. Sì, purtroppo non me l'ho ripreso molto bene dalla scomparsa del tecnico. Passavo le giornate a guardare sitcom con le risate fintissime. Comunque, il programma era ripreso. C'era solo un piccolo problema. Dovevamo trovare un sostituto per il tecnico. Diego. Oh, Nico! Ho trovato il nuovo tecnico che sostituirà Diego. Diego era il vero nome del tecnico. Però purtroppo dobbiamo prendere Chiara. Cioè, tu mi staresti dicendo che noi dobbiamo lavorare con quella. Oh no, 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 no. No, 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 mai, 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 mai in questa vita, nell'altra, mai, mai. Mai, 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 nemmeno nella più lontana, impossibile delle ipotesi, mai, 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 mai. Lei no. L'ho già chiamata e quindi domani iniziamo le riprese. Bene, ora vi chiederete come mai mi stava così antipatica a Chiara. Ciao, Diego. E beh, il motivo non era poi neanche così difficile. Vedete, lei... Qua. Non si sopportava. Andiamo, cioè, intesa. Andiamo a fare la puntata. Immagino. Yeah, siamo. Benvenuti alla grande storia, secondo me, come sempre, siamo tornati. Prego, Diego. Cominciamo subito la nostra puntata. Oggi parliamo di... Siamo oggi qua... tu parli, non noi, tu! Staccamoli. Dicevo, oggi si parla... Troppo lento! Mi spacco la faccia. No, devi stare calmo, Nico. Allora, attenzione. I latini, chi erano i latini? Troppo veloce! I latini, chi erano i latini? Mia nonna si addormenta! Nico, beh, i latini erano un antico popolo indoeuropeo che era situato lungo la costa, no? Occidentale della penisola italica, no? Italica. Italica, sì. Italica. Italica, italica. Parliamo un po' della società, della società del... Tu parli, non noi, tu! Io cerco di far interagire il pubblico! A per piacere. Innanzitutto i latini, diciamo che non avevano grandi territori, no? La loro regione, insomma, quella dei latini, si estendeva in un territorio abbastanza esiguo, no? Esiguo. 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 La popolazione, appunto, si articolavano in piccole comunità dette popoli, no? Popoli. Popoli, sì. Che poi a sua volta venivano creati dei distretti o entità. Tipo New York. Esatto, una specie di piccolo New York, sì, esatto, la New York dell'avanti Cristo, insomma. Siediti composto. Ciao, Teresa. Dici? Ciao con mamma. Non l'avevo notato. Sì, questa transizione. C'è stato una transition? Una transition? Perché? Dico, siamo in un asilo? No, basta. No, non è possibile, non è possibile. No, allora stai calmo. No, non è possibile. No, stai calmo, Nico. Nico, ritorna immediatamente lì. Ah, adesso ti ricordi anche come mi chiamo, allora? C'è avuto un lapsus freudiano. Sì, vabbè, un lapsus. Muoviti! Io non prendo ordini da te. Chi ti credi di essere? Eh no, bello, eh. Tu chi ti credi di essere?
E continuammo davvero per molto, molto tempo, andando sempre avanti così, cosa che vi risparmio, ma che Diego si sorbì dall'inizio alla fine. Io sono il presentatore di questo programma, tu invece sei arrivata adesso e hai cominciato subito a sparlare. Che vuol dire? I primi saranno gli ultimi. Scusa, raga, cioè, Neve D, ma non era che gli ultimi erano i primi? Scusate, però in ta Bibbia c'è stato scritto così. Oh, chià, ma vaffanculo, va! Hai visto? Hai visto quello che hai fatto? Brava, brava, complimenti, hai mandato anche via Diego. Vedi? Sei arrivata, ci hai rovinato tutto quanto. Ah, Ah, non c'è problema. Complimenti. Se vuoi me ne vado. Vattene! Bene, allora sai cosa ti dico? Sì, vai, forza! Me ne vado. Vai, vai. This town is colder now. I think it's sick of us. It's time to make a move. I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but here. Staring down myself, counting up the years. Steady hands just take the wheel. Come mai sei qui? Ti stavo cercando. Perché? Sai, è un periodo un po' difficile. Beh, mi chiedevo come il tecnico riuscisse a sopportarvi. Sai, non ce l'ho con te, solo che... Cioè sì, in realtà ti odio, però... Ah beh, grazie. Come? Cosa ti ho fatto di più per me? Beh, tu... Fin da quando eravamo piccoli... Tu sei stato sempre sicuro di te. Sicuro di quello che avresti voluto fare da grande, una volta cresciuto. Io volevo soltanto essere... Ma lo sei? Beh, sì, è vero, poi mi sono messa a studiare, adesso ho una carriera che mi piace, però sono sola. Non ho molti amici e ho anche perso la mia famiglia quando avevo 6 anni. Non credere che la mia vita sia tanto migliore della tua. Alla fine sì, faccio quello che mi piace, però ti assicuro che tutti hanno i propri problemi. Io, per esempio, ecco, non parliamo della mia vita sentimentale che facciamo notte. E per quanto riguarda la famiglia, ci ho avuto i miei problemi anche lì, che ho dovuto affrontare da solo. E ho un'allergia che mi si porta in gloria, non respiro niente. E poi molto spesso il sabato sera mi ritrovo da solo in casa a ballare con Just Dance. Cosa che in passato mi aveva aiutato, ma non vi svelo niente per ora. Però eccomi qui. E nonostante tutto, io ti devo dire che ti ammiro molto. Perché mi prefiggo anch'io di fare tutto quello che hai fatto tu. Che hai studiato, che sei andato avanti, hai fatto quello che ti piaceva. E l'hai fatto senza farti aiutare o senza prendere strade facilitate. Quindi sei una persona che merita la stima di molti. E sarei molto felice se continuassi a lavorare con noi. Davvero? Solo se stai zitta e ti limiti alla parte tecnica. E a questo proposito mi dispiace. Non è da me dare giudizi affettati alle persone. Sono stato stupido. È infantile. Molto infantile. Ma dai, sto scherzando. Allora, amici. Amici. E così iniziò una nuova parte del nostro cammino. Se ho imparato qualcosa da quel primo incontro è che le antipatie esistono e come, ma a volte bisogna mettere da parte l'orgoglio e tendere la mano. Potrebbero esserci piacevoli sorprese.